e benvenuto sul canale Ikado. Io sono Sofia e oggi insieme proveremo a fare una sbarra di livello base intermedio del nostro accademico 3. Io la farò a destra, ma mi raccomando tu falla anche a sinistra per tenerti allenato. Prima la spiegherò e poi la faremo insieme in musica. Iniziamo dai plié. Sono in prima, faccio un demi, dopodiché vado in relevé, tiro sul braccio, scendo, di nuovo grand plié, torno, vado in relevé e faccio di nuovo un grand plié, torno, flessione en avant e vado in seconda. Stessa cosa, quindi demi, vado in relevé col braccio su, torno, grand plié, di nuovo relevé, grand plié, torno, flessione verso la sbarra, vado in quarta e faccio due demi e un grand plié, vado in quinta, faccio due demi anche qui, un grand plié, dopodiché faccio flessione en avant, vado in relevé su su, respiro, flessione en arrière e poi stacco con le braccia in quinta. Okay. Prima ho mimato questo passo, quindi vado in relevé e faccio un clac, perché? Perché così io lavoro sulla mia mezza punta e sul mio alveolo, quindi sull'apertura delle mie ginocchia. Ve lo faccio vedere, quindi sono in relevé, vado in clac, appunto le ginocchia sono aperte e i talloni spingono in fuori, torno, stessa cosa alla seconda, quindi vado in relevé, clac, anche qui spingo le ginocchia e il metatarso e torno. Adesso lo facciamo insieme in musica. Passiamo ai tandù, in questo caso uniamo quelli in prima e quelli in quinta. Partiamo in prima e facciamo un tandù che chiude in quinta, un tandù che chiude in prima, un tandù relevé, torno, chiudo in quinta, coup de pied e vado alla seconda. Quindi tandù in quinta chiudo avanti, tandù prima, tandù relevé, chiudo dietro, coup de pied, vado dietro, tandù quinta, tandù prima, tandù relevé, chiudo in quinta, coup de pied. Da qui facciamo un tandù prima, chiudo in quinta, tandù relevé, chiudo dietro in quinta, tandù relevé, chiudo avanti in quinta, il resto, stacco, porto le braccia in prima e poi in quinta. Quindi ricapitolando, partiamo in prima, facciamo un tandù in quinta, tandù in prima, tandù relevé, coup de pied. Passiamo poi alla seconda, quindi tandù, chiudo avanti in quinta, tandù, chiudo in prima, tandù relevé, chiudo dietro in quinta, faccio un coup de pied e poi dietro, tandù, chiudo quinta, tandù, chiudo prima, tandù relevé, chiudo in quinta, coup de pied, dopodiché in velocità farò prima, prima, quinta, tandù, tandù relevé, chiudo dietro in quinta, tandù relevé, chiudo avanti, resto in relevé su su,
Stacco prima le braccia in prima e poi in quinta. Adesso lo faremo con la musica. Quindi parto in prima. Siamo in quinta, braccio, esco con due piqué, quindi piqué, piqué, torno e faccio coupé dietro, coupé avanti. Alla seconda, piqué, piqué, in questo caso chiudo dietro e faccio coupé avanti, coupé dietro, piqué, piqué, anche dietro, coupé, coupé avanti, coupé dietro, dégagé, amélopé a 45, développé, sempre a 45, due cloche che restano a 45, vado in relevé, tiro su in passé e quando sono pronta stacco e resto in equilibrio. Adesso facciamo con la musica. Partiamo in quinta, faremo due round tesi, un round completo piegato, dopodiché andiamo all'era 45 gradi in relevé, facciamo tutto il round, amélopé, coup de pied, développé, di nuovo amélopé, coup de pied, vado in passé, sviluppo, développé avanti, faccio tutto il round, dopodiché scendo a piede piatto, passo e parterre e ricomincio da dietro. Quindi due tesi, un piegato, all'air 45 resto in relevé, cambio peso, amélopé, développé seconda, amélopé dietro, salgo in passé, sviluppo arabesque e respiro, chiudo. Adesso facciamo con la musica. Preparazione. Piego, flex, torno, un fondo semplice, un fondo relevé, così sia all'avanti, alla seconda che all'arrière. Una volta finito all'arrière farò un doppio fondo alla seconda, un doppio all'air and or e dopodiché da un fondo tirerò sulla gamba, resterò e poi chiuderò. Adesso con la musica. Fondo, flex, torno e fondo relevé.
preparazione farò 2 frappè in flex, 3 cloche. Arrivo dietro, farò di nuovo 2 frappè in flex, 3 cloche. In punta farò 1 alla seconda, 1 alla seconda, doppio, stando bene ad alternare i piedi. Dopodiché farò un doppio en avant girandomi, un doppio en arrière, ricordandomi che è il tallone che si muove e non le dita. Un round che mi porta in relevé, su, pronta per fare un arabesque. E chiudo. Adesso in musica. Alla seconda resterò a 90 gradi e farò un round all'air en dehors e un doppio all'air en dehors, quindi chiuderò in quinta destra dietro e ricomincerò con un développé che sviluppa attitude, un développé con la gamba verso la sbarra che svilupperà en avant, un développé alla seconda che in questo caso sarà un rondallet and dan e un doppio rondallet and dan. Chiuderò con la destra avanti, mi girerò in crochet e svilupperò in attitude con la musica. Respiro e développé. Faccelo sapere giù nei commenti, lascia un mi piace, iscriviti al canale e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Icado.